Purtroppo l'atteggiamento che lei ha assunto, e mi auguro che sia un atteggiamento spontaneo, che non sia stato, non so se ieri sera ha avuto occasione di guardare Sanremo, addirittura abbiamo il servizio radiotelevisivo pubblico che con gli ospiti e i cantanti cercano di sostenere e promuovere le unioni civili e le coppie di fatto. Io non mi aspetto da parte del servizio radiotelevisivo pubblico delle entrate a gamba tesa su argomenti così delicati, ma non mi aspettavo da parte sua un atteggiamento che mi ricorda il passaggio del Manzoni, da dove c'è l'incontro fra i bravi di Don Rodrigo e Don Abbondio, dove gli viene detto: questo matrimonio non sa da fare né domani né mai. Lei purtroppo ha assunto l'atteggiamento di Don Abbondio, meglio, lo ha sposato, visto l'argomento di cui stiamo parlando, l'ha fatto proprio al contrario. Questo matrimonio sa da fare da domani e sempre. Perché di matrimonio si tratta? Io ho sentito tanti interventi dei colleghi, io non sono un esperto di diritto di famiglia, però una cosa è chiara: tu chiama la pelle e la mera, con qualunque termine tu voglia, ma io mi sono fatto delle semplici domande ascoltando i giuristi e gli ex magistrati presenti. Com'è che si costituisce questa unione civile? Secondo le stesse modalità previste per il matrimonio.